Sono arrivati all'ospedale di Micoli di Barletta i raccordi AT stampati grazie alla tecnologia 3D all'interno del centro tecnologico di fabbricazione digitale di Bitonto. Serviranno praticamente per creare dei circuiti doppi per i ventilatori polmonari utilizzati in terapia intensiva e subintensiva. In questo modo si potrà fornire respirazione assistita a due pazienti invece che a uno. Ora, il Politecnico di Bari, con un team coordinato dal direttore del Dipartimento di R3, il professor Giuseppe Carbone, hanno sostanzialmente progettato questo raccordo che hanno testato con alcune, diciamo, con alcuni ospedali e con quindi, alcuni medici che lavorano in particolare. A Barletta, dove l'hanno proprio testato i campioni. Noi abbiamo realizzato i primi campioni, poi sono stati testati sulle macchine, fatte le prove, anche perché è una prassi ovviamente fatta d'emergenza. Quando si sono resi conto che i test fatti erano accettabili, hanno poi chiesto a noi, laboratorio, di produrne una certa quantità utile a appunto alla fornitura su questi ospedali. Sì, abbiamo prodotto delle visiere che derivano da un prototipo messo a disposizione in open source da Prusa e le abbiamo distribuite a chi si è fatto attore sul territorio di una distribuzione gratuita delle stesse, anche qui diciamo cercando di tirare le produzioni con il costo dei materiali. E in più stiamo ospitando la produzione di altri soggetti che attraverso delle campagne di crowdfunding stanno proponendo delle mascherine, diciamo, con filtro intercambiabile, sempre da donare alla cittadinanza. Il centro FabLab quindi ha stampato gratuitamente di giorno e di notte i raccordi con un particolare materiale termoplastico, molto costoso, che consente elasticità e resistenza del pezzo. Un materiale acquistato grazie alla generosità del Comitato Zona Artigianale di Bitonto, che ha investito 500 euro nel progetto.